All'orizzonte il Ferragosto che segna l'apice della stagione estiva, ma davanti agli occhi lo sconforto per i pesanti rincari energetici con centinaia di attività turistiche e commerciali che in questi giorni stanno ricevendo conti salatissimi per i consumi relativi al mese di luglio. Confcommercio Belluno ribadisce l'allarme parlando di caro energia a livelli insostenibili. Non si può tirare un attimo il fiato e godere di un briciolo di ottimismo, dichiara il presidente di Confcommercio Belluno. Paolo Doglioni, che subito arrivano vere e proprie mazzate sulla testa dei nostri operatori economici. Dal territorio in questi primi giorni di agosto molti ci stanno contattando indignati e sconcertati per il peso della bolletta di luglio. Parliamo, puntualizza Doglioni, di somme più che triplicate rispetto a luglio 2021. Da bar, ristoranti ad alimentaristi, panificatori e macellerie, più in generale tutti i negozi con un impatto maggiore ovviamente per le attività che necessitano di consistenti consumi energetici. Il problema è diffuso, ribadiscono da Confcommercio, senza nascondere i timori in vista dell'inverno. Un circolo vizioso che si ripercuote anche sulle famiglie e sui consumatori. Confrontiamoci subito anche a livello locale prima delle elezioni e poi immediatamente nel post elezioni, conclude il presidente Doglioni, lanciando un appello alla politica. Servono soluzioni urgenti e decisive per evitare una deriva economica ed un inverno buio.